ogni anno in Camera di Commercio nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto Cuneo quest'anno 2018, un rapporto che ci porta a guardare con la lente di ingrandimento sull'economia provinciale, un'economia che sta crescendo pur non con dei ritmi forsennati, ma sta crescendo in prospettiva nella ripresa economica e soprattutto anche nei nuovi sistemi che guardano un mercato globale più organizzato, e cioè l'export sta andando molto bene, la digitalizzazione delle imprese prosegue e soprattutto si guarda all'innovazione. Ecco, su questi temi vogliamo sentire il commento di Luca Crosetto, che è il presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, nonché da poco anche presidente del Patto per lo Sviluppo, quella realtà che somma le più grandi associazioni di categoria del territorio cuneese. Presidente, lei era presente alla presentazione del rapporto Cuneo 2018, buone prospettive, anche se non abbiamo i ritmi veloci, andiamo un po' col passo del Montanaro. Sì, quest'anno penso si possa cominciare a parlare di intravedere la luce anche nel mondo delle piccole imprese. Il numero di cessazioni supera ancora di poco il numero delle nuove aziende che sono sorte nel 2017, però mi piace guardare, diciamo, l'altro lato della medaglia che indica in oltre 1400 le aziende che sono nate nuove nel 2017, quindi quasi 3 aziende al giorno, quindi anche da questo dato un esempio, una capacità di una provincia dinamica, una provincia che ha all'interno del mondo delle piccole e medie imprese il suo cuore, la sua pulsazione, quindi il continuo essere comunque ai primi posti in Italia fa intravedere una provincia dinamica, una provincia che si dà da fare, una provincia che guarda con occhi nuovi a quelli che saranno i prossimi anni. C'è un dato molto interessante del nostro territorio che ci pone veramente ai vertici della regione Piemonte, del tasso di disoccupazione che è sceso al 6,1%. Questo che cosa, come può essere interpretato? Interpretato anche qua in un modo forse così diverso rispetto ad altre parti d'Italia. Cuneo, il Piemonte anche in parte, dà dei segnali in controtendenza, in quanto comunque dalle nostre parti un po' tutti cercano di darsi da fare, quindi anche coloro che cercano lavoro hanno sicuramente delle possibilità diverse perché sono più numerose le offerte di lavoro, anche se, come si evince in questi giorni, ci sono ancora delle tipologie di lavoro che vengono a mancare. Noi abbiamo molte delle nostre aziende che vanno ricercando delle figure speciali che ancora oggi fanno fatica a trovare, però comunque il territorio cuneese offre molte variabili, molte possibilità, e diciamo che anche le persone che abitano in provincia di Cuneo molto spesso sanno cogliere queste opportunità e piuttosto di stare a casa cercano di offrirsi sul mercato del lavoro e vanno dietro a quelle che sono le esigenze delle imprese. Apprendistato, alternanza scuola-lavoro possono essere due veicoli per dare più sbocchi professionali ai giovani? Sì, anche qua gli artigiani, le nostre piccole aziende si dimostrano nelle prime posizioni. Noi continuiamo a spingere quello che è questo tipo di opportunità, l'alternanza scuola e lavoro, le forme di apprendistato. Le aziende artigiane sono le prime per numeri ad avere impiegati in forma di apprendistato. Questo è per noi fondamentale, è un modo corretto per avvicinare i giovani alle nostre imprese, un modo corretto per sviluppare con loro quelle che sono le tematiche all'interno delle nostre imprese, e quindi sicuramente applaudiamo a quelle che possono essere delle opportunità e chiediamo al nuovo governo, che ci auguriamo venga varato nei prossimi giorni, di essere vicino a queste richieste, a delle richieste pressanti delle nostre imprese che vogliono porsi sul mercato e trovare sul mercato persone che possano qualificarsi all'interno delle nostre imprese. Presidente, il nostro territorio ha il valore aggiunto pro capite più alto del Piemonte in questo momento, di poco superiore addirittura a Torino, quindi un territorio sicuramente sano. Che cosa potrebbe ancora richiedere questo territorio, soprattutto alle istituzioni in questo momento, per riuscire ad accelerare la crescita? Noi siamo stati veramente bravi in questi anni come sistema Cuneo
a superare quelli che sono stati dei momenti difficili. Ci auguriamo che, come dicevo, la luce sia a due passi. Noi possiamo fare un ulteriore salto di qualità cercando di migliorare un tema importantissimo, quello delle infrastrutture. E proprio di questi giorni, come patto dello sviluppo, una richiesta pressante al mondo della politica. Noi abbiamo fatto tanto, ma potremmo fare molto di più se Cuneo non venisse dimenticata per tutti quelli che sono i collegamenti stradali, ferroviari, i colli, i valichi. Noi abbiamo necessità che qualcuno prenda a carico queste nostre esigenze, ci diano delle risposte chiare. Non è più possibile nel 2018 avere un colle come quello di Tenda che funziona a giorni alternati, non sappiamo se i camion potranno mai viaggiare, non si sa quando verrà ripresa la costruzione, per il colle della Maddalena idem, una tangenziale come quella di Fossano bloccata, la Cuneo Asti che non si sa quando parte. Insomma, abbiamo avuto nell'incontro con l'assessore delle possibilità nel capire e nell'avere delle risposte. Noi chiediamo questo, di avere delle risposte certe e di sapere come le nostre imprese potranno utilizzare queste infrastrutture al meglio per migliorare ancora di più quelli che sono stati i dati del 2017.